Questa volta intervistiamo l'assessore regionale allo sviluppo economico Mino Borracino qui in loco a Bari. Infatti questa mattina ci siamo dedicati un po' ad ascoltare, a tastare il polso dei consiglieri. Beh, assessore, tanta carne a cuocere. Incominciamo da un argomento che ci sta particolarmente a cuore: gli ultimi sviluppi in ambito dell'aeroporto l'Arlotta di Grottaglie Taranto, con particolare riferimento ai voli passeggeri. Lei, ovviamente, dall'inizio, già prima ancora di diventare assessore e anche ora con coerenza, sta portando avanti questa battaglia. Da molto prima di fare l'assessore. Infatti l'ho detto. La politica deve riacquistare un minimo di coerenza. Io, Borracino, mi perdoni, io sono molto duro con la classe politica, però quando c'è un comportamento coerente sono il primo a riconoscerlo e a darne atto. E Borracino ha onorato in pieno l'impegno. La ringrazio direttore. Sin dai primi giorni del mio insediamento, ovviamente anche con l'interlocuzione con il presidente Emiliano, che si è sempre dichiarato favorevole all'apertura ai voli civili passeggeri dall'aeroporto di Grottaglie, abbiamo incominciato una serie di assondare delle disponibilità da parte di vettori internazionali per l'utilizzo dell'aeroporto di Grottaglie, sapendo le potenzialità che offre Grottaglie, non soltanto quelle note della pista più lunga del meridione d'Italia e dei fondi a disposizione per l'ammodernamento dell'aerostazione, ma anche per quello che sta avvenendo a Taranto, che avverrà a Taranto con la ZES, con la nuova linfa che noi speriamo già nei prossimi mesi possa avere il porto di Taranto, e quindi con un ammodernamento più complessivo dell'economia sostenibile della nostra provincia, e quindi da questo punto di vista abbiamo iniziato questa interlocuzione importante. Spesso si è caduti da parte di alcuni in guerre di campanile, vedi la contrapposizione con Brindisi. Secondo me non è una questione di contrapposizione, qui si tratta di dare pari opportunità a tutti i territori della Puglia. Lei non è l'assessore di Taranto, ma è l'assessore della Puglia, però pur essendo assessore della Puglia, il territorio di Taranto deve essere aiutato, come quello di Bari, come quello di Brindisi, come quello di Lecce, quello di Foggia e quello della BAT. Lei ha benissimo rappresentato qual è lo stato dell'arte. Non c'è assolutamente una propensione ad avvantaggiare una provincia a danno di un'altra. È la volontà di rendere ancora più appetibile la Regione Puglia dal punto di vista della possibilità di arrivare nella nostra regione attraverso anche gli aeroporti. Abbiamo una rete aeroportuale che non è da costruire, già esiste, dobbiamo soltanto riempire di contenuti, e l'offerta che noi vogliamo fare non va assolutamente a depotenziare quello che è l'aeroporto di Brindisi o l'aeroporto di Bari.